molto tempo fa, esisteva una lingua d'oro, una lingua che tu parlavi inventando le parole sul momento e che non avevano nessun significato particolare. Per esempio, per dire come stai, si diceva oui, parano, tu blu blu, tu brap, e l'altro rispondeva zubara, crutta para para, ciò che significa come stai, benissimo. Tutto era inventato sul momento ed era un bellissimo modo per parlare ed incontrarsi. Ma oggi quando parliamo non ci capiamo e diciamo ma quello qua non capisce niente a quel che dico. E certo, perché noi parliamo dal fondo della rabbia e nel buio non si riesce a vedere quel che dice l'altro. Allora bisognerebbe tornare a questo linguaggio appiccicatutto, inventato così e che non abbia nessun senso. Bisogna parlare in modo innocente, senza dire niente, e così potremo capirci. Per esempio, oggi è una bella giornata, si potrebbe dire rupata, tu costruirò, shlim shlim shlim, blum 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 blum, vipata pata, du 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 du, e la tua risponderà. È l'unico modo per capirsi bene, non dire niente.